Qualcuno ha detto brunch? Ciao ragazzi, facciamo i pancakes oggi e li facciamo senza lievito con il latte che volete. Io uso 70 g di farina, 120 di latte, sto usando latte di soia, potete usare tranquillamente il latte normale, anzi col latte normale vengono più fluffy, più spugnosi, più soffici. Un uovo, estratto di vaniglia, ovviamente se avete il baccello di vaniglia ancora meglio, il limone. Sciroppo d'acero, secondo me è la morte sua con i pancake, ma potete usare tranquillamente il miele, magari un miele morbido tipo quello di acacia. Zucchero, questo qui è un cucchiaino da tè, io ne uso molto poco perché preferisco abbondare di sciroppo d'acero che è molto dolce. In alternativa potete usare più zucchero. Limone, fragole e mirtilli. Un ingrediente che non c'è qua, ma che userò è un pizzico di sale. E per quanto insignificante possa sembrare, in realtà è molto importante perché serve esaltare tutti i sapori del pancake. Sposto qua tutti i miei ingredienti. La frutta l'abbiamo lavata. Puliamo le fragole. Io le pulisco molto semplicemente facendo un taglio qui in alto e fine. Ecco fatto, e il limone lo andiamo a usare subito. Un po' di limone qua, un po' di limone qua. Perfetto, questi li mettiamo da parte. L'uovo, siccome non mettiamo il lievito, dobbiamo montare l'albume per renderli più soffici. Se avete le fruste elettriche, ben venga, se non le avete, usate le fruste normali come farò io adesso. Frusta e montiamo. Ok, questa è la consistenza che vogliamo. Bene, check sull'allenamento mattutino. Ora anche il tuorlo andrebbe montato, però con un tuorlo ci facciamo ben poco, quindi io ci aggiungo lo zucchero e ci do semplicemente una mescolatina. Buono. Ok, ora preparazione vera e propria. Aggiungo il latte. La farina la aggiungo con un colino, così la filtriamo, si ossigena, incorpora più aria. Ne ho aggiunto metà, giro. Aggiungo il resto della farina. Bene. Aggiungo il tuorlo. Così. Aggiungo la vaniglia, io ho la fortuna di avere il tappino, quindi la misuro qua, però è proprio pochissima, vi faccio vedere. Voilà. Se invece usate il lievito potete anche non montare l'albume e se usate il lievito vanigliato non usate l'estratto di vaniglia. Bene, qui l'impasto è ben amalgamato, facciamo un po' di pulizia e incorporo gli albumi. Io adesso sto usando una Marisa, voi potete usare anche una forchetta, l'importante è che non smontiate gli albumi, quindi il movimento deve essere sempre dal basso verso l'alto. Non mescolate perché altrimenti smontate gli albumi. E se smontate gli albumi non vi vengono fluffy. Ci vuole un po' di pazienza per inglobarli bene, però vedete che il composto è bello spumoso, senza aggiunta di lievito, attenzione. Continuiamo a mescolare finché queste bolle di albume non scompaiono. Perfetto, ci siamo. Ci spostiamo ai fornelli. Quando la padella è bella calda, li versiamo. Fuoco medio intensità, altrimenti ci si bruciano e non li tocchiamo fin quando non vediamo tutte le bollicine, tutti i forellini sopra. Non preoccupatevi se hanno forme strane, se non sono perfetti, è il bello di farli a casa. La cosa bella dei pancake, inoltre, è che sono un po' come il pane, come la pizza, no? Ce ne sono in varietà infinite, potete farli con banana, potete farli con l'avena, potete fare pancake proteici, che prima o poi li farò. Questa qui è solo una versione. Questo pancake qua possiamo girarlo, via anche questo. Una volta fatti i pancake,
li mettiamo nel piatto e il piatto lo mettiamo in forno così rimangono caldi mentre facciamo gli altri. Guardate quel colore. Poi non so se si vede, ma sono anche molto soffici, che è il risultato dell'aver montato l'albume anche se non ci abbiamo messo il lievito. E il bello dei pancake soffici è che quando poi gli mettiamo sopra il miele o lo sciroppo d'acero lo assorbono come spugne e diventano buoni. Tiro fuori i primi due, controlliamo sotto la cottura come sta andando. Ok, per me sono pronti. Uno e due. Rimetto il piatto in forno. Ultimo. Questo qui ci viene fuori bello grosso. Voilà. Da qua si dovrebbe vedere lo spessore. Sono belli. Belli soffici anche. Ok, ci siamo quasi. Questo qui piccolino me lo magno. Ok, giro. Guardate che bel colore. Ma quanto sei bello. E ragazzi, se vi si bruciano la prima volta ci sta benissimo. Questo qui è il quarto giorno di fila che mangio pancake per filmare questa ricetta. Il primo giorno, il secondo giro di pancake l'ho totalmente bruciato. L'importante è che vi ricordiate il fuoco di tenerlo sempre medio. Switch. Ultimo pancake. Mettiamo sotto che è più grosso. Là. Ci rispostiamo di là. Raga, il momento più bello è questo, il momento più godurioso. Allora, mirtilli un po' tutto attorno. Fragole, alcune le taglio in due. Ce le metto sempre attorno. E ci siamo. Momento pornografico. Sciroppo d'acero tutto attorno. Voilà. Ci metto ancora due mirtilli. Così. Una fragolina. E buono così, il nostro piatto è fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se lo ricreate. Fatemi sapere se provate delle variazioni dei pancake, che sono curioso. E andiamo ad assaggiarlo. Guardate, raga, la magia del pancake spugnoso che ha assorbito tutto lo sciroppo d'acero. Buonissimo, buonissimo. Provate, ragazzi.